Mister, buongiorno. Buongiorno. Andrea, l'ETG24 avrà a disposizione i nuovi acquisti sabato. Ci descrive gli ultimi arrivati a Frosinone e come mai queste scelte nel mercato invernale? Ma allora, innanzitutto come stanno? Ne abbiamo di 2 giorni, e prime valutazioni, sicuramente alcuni di loro, tanto che non giocano, non hanno 90 minuti, magari possono entrare, ma qualcuno ci avrà mezz'ora, 45 minuti, di meno, e domani facciamo delle scelte. Però sono a disposizione e comunque posso venire o in panchina o far parte subito della gara. Martini, tutto Frosinone. Mister Millico, come sta? Può giocare una buona parte di gara con il Venezia o sarà rullabile solo ad Ascoli? Vediamo, ancora non è al 100%. Appena arrivato ho avuto un problema muscolare e piano piano stiamo recuperando e dobbiamo stare attenti perché comunque ha avuto già prima di venire qua a Torino, ha avuto dei problemi sempre sui flessori e perciò vediamo. Deluzza il tifoso, dopo la partita di Pisa aveva detto di dover valutare le condizioni dei nuovi arrivati, anche se nel frattempo ci sono stati pochi allenamenti. Chi tra questi secondo lei ha maggiore possibilità di debuttare sabato? Non lo so, vediamo. Brignola ha giocato in Coppa Italia, mentre Iemmello a dicembre ha fatto l'ultima partita e Vitale è un bel po' che sta fuori. Queste qua sono le condizioni. Ha vinto gente comune, il direttore Angelozzi ha fatto intendere che il Covid non doveva essere solo una scusante. Lei cosa ne pensa al riguardo? Ma qui scuse non le cerchiamo mai. Ci sono a volte delle cose oggettive che valutiamo e che comunque, però non basta, è finito, adesso non ne parliamo più, ormai bisogna andare avanti e dobbiamo trovare sicuramente una vittoria che ci pesa un pochino, no? E tanto non vinciamo e che comunque potrebbe darci quella spinta che vogliamo. Giorgi Passione Frosinone, a Pisa rispetto a Empoli il 4-3-3 è apparso più equilibrato, come aveva chiesto lei. È mancata però l'incisività in attacco, se l'aspetta da Brignola, Iemmello e Millico. Questi qua, io anche gli altri, pure per me Novakovic è un giocatore che ha fatto bene, che lui è un ragazzo così grande fisicamente che ha bisogno anche lui di rimettersi un po' in modo. In passato ci ha fatto bene, ha fatto gol, la partita, non è che adesso bocciamo tutto quello che è stato qua, i nuovi ci aiuteranno quelli che già erano qua, magari a fare un salto di qualità in avanti, perché comunque questi qua che abbiamo preso sono gente di qualità. Salines Gazzetta dello Sport, dopo 20 gare il Frosinone ha gli stessi punti 28 della stagione passata. L'anno scorso, a partire dalla seconda di ritorno, la squadra cambiò passo, inanellando una serie positiva, 6 vittorie e un pari, che l'ha portata fino al secondo posto prima del lockdown. È questa la fase decisiva del campionato o è ancora troppo presto? Per noi è decisiva, perché se avessimo avuto una posizione di classifica migliore magari potevamo ancora aspettare un pochino, ma adesso noi dobbiamo cambiare marcia se vogliamo rimetterci in una condizione classifica per poi provare a fare qualcosa. Sappiamo, ho detto, quest'anno diciamo per le stesse cose, che la Serie B è un campionato molto difficile, l'anno scorso magari era un pochino più facile risalire, quest'anno le squadre sono forti, ogni partita è molto complicata e perciò dobbiamo, ho detto, riprendere a vincere una partita e poi magari ci dà quella botta che ci serve. L'ultima, Visca Frosinone Today. Mister, adesso per il ruolo di punta centrale ci sono Iemmello, Parcisek e Novakovic. Come gestirà la situazione? C'è la possibilità, secondo lei, indipendentemente dal modulo, di vedere qualche volta dal primo minuto due dei tre? Ma magari sì, vediamo. Vediamo, andiamo avanti, adesso bisogna valutare un po' le cose. L'altro giorno abbiamo fatto entrare, è vero che per poco abbiamo tenuto 2 punte con 2 esterni, con Casta che era un pochetto più interno, però dipende dalla partita, a volte devi recuperarla, magari devi tenere dentro 2, a volte ne lasci uno perché la figura, il modulo che ti sta mettendo in difficoltà, ogni partita ha una sua storia, delle scelte diverse.